La rabbia delle mamme corre anche sui social, ne vogliamo parlare con il nostro Luca Pompei che dovrebbe essere collegato in diretta con noi. Eccoti Luca, ti vedo. Dicevamo la rabbia delle mamme, ma non solo delle mamme, corre anche sui social, sul nostro profilo Facebook. Qual è la situazione? Sì, Anna, dici bene perché questi sono temi che sono molto sentiti dai nostri follower su Facebook. Subito faccio vedere la nostra pagina Facebook dove continuano ad arrivare i vari commenti. Noi abbiamo pubblicato questa notizia stamattina, oltre 6.000 visualizzazioni. Vi leggo alcuni commenti, ad esempio Fernanda Trivisonno: questo è uno dei motivi seri per protestare, i bambini vengono prima di tutto e tutti. Ancora Fabiola Valerio: per questo però non si scende in piazza, meglio protestare per vaccino e Green Pass, dice ironicamente Fabiola Valerio. Poi Anna Minchillo: aprissero altri nido, e questo è uno delle soluzioni in qualche modo pensate per affrontare questa tematica. Certamente è un tema molto sentito anche sulle nostre pagine social. Noi ovviamente monitoreremo la situazione fino a quando verrà risolta, come nostro costume. Non c'è altro dalla redazione social, a te la linea, Anna.